Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Vi do il benvenuto qui al canale. Siamo su Farming Simulator 22 nella mappa Ellergrant. Allora, ragazzi, continuiamo con le lavorazioni anche in questo bel gameplay. Sto cercando di sistemare varie cosette che mancano, diciamo, all'appello, tipo la serra e anche altre colture produttive. Comunque, come sempre, ragazzi, io continuando con il gameplay, vi ricordo di iscrivervi al canale, pollicioni in su, dei milioni like, commentate, condividete, giù in descrizione ho tutti i link per seguirmi e supportarmi e vi ringrazio. Credo sia necessario. No, no, le vendite le ho già seccate tutte in teoria, non dovrei avere altro. Devo capire un attimo perché dovrei andare avanti con le semine. L'acqua manca. Vabbè, diamo acqua e lì sono a posto. Nella fabbrica manca il concime, esatto, ma però sto vedendo ora, ora, che ho un piccolo problemino che andiamo a risolvere subito. Mi servirebbe, avrei necessità del rimorchio grosso, diciamo, del rimorchio quello da 80 rotti mila litri. Questo e il cassone, questo qua, da 108 teniamo, sì. Sì, posto. Ok, un trattore, anzi, vediamo un attimo dove devo iniziare le semine. Avena. Allora, le terre che sono state coltivate. Allora, avena sull'11. Ah, avevo già finito di... Ok. Avevo già sistemato il tutto. Resta solo sta fascia qua da completare, ok. Per cui devo andare avanti col tempo per seminare, volendo anche i semi di soia. Sì. Una bella botta di semi di soia ci starebbe anche bene. E il sorgo. Ok, vedete già avevo impostato la macchina. Allora, visto che devo solo andare avanti col tempo, finisco di sistemare le produzioni e poi ci vediamo lì. Comunque, ragazzi, non so se vi ricordate, nel gameplay precedente avevamo acquistato il Carraro qua per sistemare la produzione, iniziare con l'uva, diciamo. E da quello che posso ricordare, eccolo qua, il sistema è a piombo, è fertilizzato e tutto e ci siamo e questo va bene. Se vado avanti devo... Sì, questo è erbaccia in crescita, per cui devo risolvere anche quel problema lì. No. Allora, starchiatore, a sto punto lo andiamo a comprare. Compra. E va ben così. Che mi serve un trattore che adesso non ho. Vabbè, intanto lì sta raccogliendo un po' di concime per... Ok, e cominciamo con la lavorazione di sta erbaccia da togliere bene. Purtroppo è inutile che stia qua a fertilizzare perché tanto non posso. Questo lo devo togliere da qui perché mi serve per seminare questi terreni qua. Ho bisogno di coltivarli. Per cui recuperiamo un coltivatore e avanti tutta. Allora, vediamo un attimo prima però il cassone qua da 108.000 litri come si comporta. Avevo preso l'asse sterzante dietro, ma non mi sembra che sia tanto sterzante. Vabbè, poi proverò a riconfigurarlo, magari è successo qualcosa. Ok, e questo lo scarichiamo e poi andiamo a fare altre cose. In modo che sta produzione anche di fertilizzante devo attivare. Ok, perfetto. A posto, questo tanto può star lì.
Ora abbiamo detto un coltivatore mi serve, sì. Allora, per fare questa lavorazione qua unica, io direi di andare a unire i terreni, che tanto qua alla fine ci va soltanto un prodotto in teoria, non dovrei seminare cose doppie. E adesso gli diciamo crea lavoro a posto. Poi nel frattempo che succedono cose, noi questo lo spostiamo di là allora, e per il sorgo di là. Ok, va ben così. Chi è che ha finito il lavoro? È ancora a cominciare. Ah, ok. Col sarchiatore, che devo, prima di mandare avanti il tempo, anche devo fare questo lavoro qua. Anzi, non ha finito, secondo me si è ingrippato male proprio. Allora ragazzi, ho finito di sarchiare e io direi di andare avanti. Non dovrebbero esserci problemi in teoria, devo solo andare ad aprile e iniziare la semina. Anzi, questo deve restare qua perché devo seminare qua. Olio. E c'è l'olio alto, che vuol dire che non ricordavo che l'olio. Allora, mi dice l'olio. L'olio va venduto a febbraio, 6.003, 6.004. Anche a marzo, sinceramente, ok. Allora lo vendiamo l'olio di girasole, perché comunque ce n'è, ho visto da quello che la fatalità qua ha finito. Vabbè, non serve neppure che, beh vabbè, tanto processa. L'olio di girasole lo sta processando e ci sono 8.000 litri da sistemare. 6.004, 6.477, ok, aggiudicato. Questo lo lascio qua perché comunque serve. 6.485, 6.493, 6.005, 6.512, Erotti e 35, anche il miele me l'ho già venduto. 5.552, non si vede né mazza. Pomodori 5.56 qua, vabbè, stanno andando su insomma. 5.564 al mio punto. Recuperiamo il carrellino, andiamo a recuperare tutto quello che mi serve e poi ammazza, ho passati per un pelo. Il pane, forse. Ah, il pane, ci sono 5.000 rotti litri. Quando è che me lo compri il pane? Ma nessuno che mangia pane a dicembre. Vabbè, niente ora. Allora, eccoci qua. Carichiamo tutto, tanto non è che cambi molto. Noi abbiamo detto la colza, forse. No, di girasole. Purca, anche il tessuto ho visto che è colmo. Non è che vuole vendere il tessuto, ma il tessuto dobbiamo mettere giù la fabbrica, però. Ad aprile. Ok. Però non ci sia altro, vero? Esatto. C'è soltanto questo che recuperiamo e siamo a posto. Perfetto, a posto. A 12.000 litri li andiamo a vendere e poi vediamo un attimo cosa fare col tessuto. Se venderlo o acquistare la fabbrica per fare gli abiti da 100.000 euro, però costa la fabbrica, eh. Mica bau bau. Poi gli abiti, quando è che potrei venderli? A aprile dell'anno prossimo, per cui un anno per recuperare la somma. Ok, vediamo quanto riusciamo a fare. Ok, perfetto, abbiamo fatto 78.000 euro, ora andiamo, proviamo ad andare alla filanda. Vediamo che caspita riusciamo a recuperare da sta filanda. Allora, eccoci qua. Mazza, oh. Perfetto. Ah, ma tiene solo 4.000, ok, solo 5.000, ok. Vabbè, l'abbiamo già scaricata in pratica. 9.000 litri.
Allora, se io volessi, anzi, salva, che dite? È che è un passaggio per me questo, però, perché non lo mettiamo qua a fronte strada? E chi se ne frega? Che bene che ci sta qua. Non dà fastidio. Ottimo. Adesso non deve essere una cosa perfetta, però. No. Almeno abbiamo chiuso la zona. E adesso andiamo a portargli sta lana. Eccellente. Allora, vediamo un attimo. Discaricare, non qui, ma qui. Ottimo, perfetto. Allora dovrebbe essere apparsa qua abiti attiva. Perfetto, molto bene. Molto, molto bene. Ora in teoria posso andare avanti. In teoria sì. In teoria sì. Allora sto completando qua l'ultimo passaggio. E poi posso iniziare con la semina. Soltanto che mi sono accorto che abbiamo delle missioni. C'è una possibilità di fare una missione. Dove che aspita? Eccola qua. Dove vuole fertilizzante liquido per se stesso. Per cui, tanto la faccio, non mi costa niente. Per cui. Con la scusa devo prendermi la botte perché comunque anche devo portare il liquame delle mucche, devo scaricarlo perché è pieno, per cui anche lì adesso metto un attimo gli operai al lavoro e poi in semina e poi ci siamo. Allora, questo dobbiamo inserirlo nel lavoro qua di fertilizzazione. E io avevo messo qua anche un programma, diciamo, sul work plan, però non mi sembra funzioni come speravo io, nel senso che a un certo punto pensavo potesse avvisarmi. Ok, vedo un attimo se parte correttamente. In teoria sì. Sì. Perfetto. E con questo adesso collego la seminatrice e ci siamo. Allora, vediamo di seminare i semi di soia qua, crea lavoro. Vediamo se mi dice primo punto, cosa gli dico. Vabbè, si chiude, ma a sto punto. Questo invece anche qua dobbiamo, voglio disegnare il campo perché tanto qua la semina è. Allora, l'11 è a posto. Sì, perfetto. Avvia. Posto qua. Stiamo seminando, sì o no? Sì, semi di soia. Ottimo. A tirare però, qua siamo a posto con i valori in campo. Sì, perfetto. A posto, niente, devo solo controllare che tutto fili liscio. Anzi, no, non devo fare niente. Fertilizzante liquido, eccola qua la missione. Accetta contratto. Lo accetto già, che tanto so già che lo sistemo io per le feste. Sono solo 39.000 litri. Allora, slurry and fertilizer tank. Medium slurry e fertilizer tank. La compriamo. Compra. A sto punto non vado a lesinare per un carrellino. A posto. Novità dal parco acquisti? No, non c'è nessuna. Questo sta andando bene. Credo di non avere un trattore però. L'unico trattore è questo, però a sto punto.
Anche no. Vabbè, è inutile che stia qua a perdere tempo e aspettare. Anzi, visto che sono andato avanti quel tempo, perché non ho scaricato questo? Eccolo qua. Vai giù tutto. Mazza oh. Ah, ok, ora ho capito perché non ha finito. Vabbè, non importa. Vabbè, devo fertilizzare anche qua. Posso lasciare qua intanto, dove l'ho sott'occhio, e vado a prendermi la botte. Allora, devo recuperare i liquami di qua, in teoria. A parte che ho la cisterna di stoccaggio in sto gameplay, in sta mappa qua, per cui sinceramente non servirebbe, basterebbe travasare lì. Forse vado a toglierla, che sì. Ma vabbè, tanto la lasciamo lì. Allora, con questo vediamo un attimo se ce la fa. Potrei iniziare la sarchiatura. Ce la fa e come? Per quello che devo fare. Sì. Ok, lo mandiamo a sarchiare questo. E tanto, oh, qua abbiamo seccato tutto e tanto dobbiamo portarlo qua vicino, per cui. Eccellente. Mazza, ho mangiato tutti i soldi per questo acquisto. Vabbè. E un po' di traffico. Allora gli porto il liquame e poi la riforniamo di. Allora, già che ci sono, mi faccio la missione che è di fertilizzante liquido e poi faccio partire il tutto. Ne vuole 39.000 litri, perfetto. Ah, però male questa storia, male male. Vabbè, vedete che alla fine lo stoccaggio ci voleva, ci vuole, insomma. Ok, e qua dovrebbe dirmi eccellente. In teoria le mucche sono vuote, ottimo. Ora vado a prendere il diesel e ci siamo. Non so quanto diesel vuole però. Anzi, la missione prima la missione, poi il diesel. Comunque ragazzi, io credo che tra un po' mi fermo qui. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, pollicioni in su dei milioni like, commentate, condividete, e giù in descrizione trovate tutti i link per seguirmi e supportarmi, e vi ringrazio. Ok, consegniamo e in teoria dovrebbe recuperarmi la missione. Comunque il nostro Antonio Carraro se la cava alla grande, questa lavorazione qua minima proprio. Tanto per quello che mi serve, piuttosto che stia fermo, preferisco. Le nostre viti come sono? Un po' lontane. Qua bisognerà falciare e far qualcosa a fieno forse. Poi verificherò io cosa fare. Che belle le viti, non le avevo mai viste. Wow, bellissime. Bellissimi i nostri filari. Poi, è la missione? Ah, completata, raccogliere. Eccellente. Eccellente. Andiamo a portare del gasolio alla fabbrica lì per fare l'erbicida. Non si sa mai. Devo cominciare a utilizzare i prodotti che produco, il fertilizzante liquido, insomma un po' di cosette, devo recuperarmele. Credo che lo farò nel prossimo. Voglio provare una cosa, perché sono convinto che se prima passo il fertilizzante liquido e poi quello solido o viceversa. Ah no, slurry. Dai, vero, devo modificarla. Configura. Diesel. Ottimo. Porco. Eccellente. Qua stiamo andando anche bene. Perfetto. Comunque ragazzi, io credo che per il momento mi fermo qui. Vi ringrazio per essere stati qui in mia compagnia. Vi do appuntamento al prossimo gameplay. Ciao a tutti, grazie e alla prossima. Ciao ciao.